Abbiamo ritenuto importante prendere parola a seguito appunto del deposito di 8 o 9 quesiti, se non erro, fatti dall'associazione appunto possibile promossa da Civati, non perché vogliamo diciamo avere così l'imprimatur su quelli che sono i referendum in Italia, ma perché ci sembrava importante rimarcare e sottolineare diciamo alcune questioni che sono emerse dalla campagna referendaria del 2011, che sono quelle che hanno consentito di arrivare anche alla vittoria, visto che a noi interessa avviare una discussione, un confronto sull'eventualità di costruire una campagna referendaria che tocchi anche i temi sollevati dai quesiti appunto depositati dall'associazione di Civati, perché è evidente che la questione che fa riferimento ai diritti sul mondo del lavoro, alle questioni ambientali che sono appunto quelle toccate dallo Sblocca Italia con l'attivazione di tante opere anche piccole, medie, grandi, inutili, con le trivelle e quant'altro, ovviamente anche alla questione, noi ci mettiamo anche alla questione del rilancio delle privatizzazioni che partono dallo Sblocca Italia, secondo noi dovrebbe essere quello un tema eventualmente da trattare anche in possibili referendum. Ecco, ci sembrava importante intervenire perché i referendum sono uno strumento di democrazia diretta, ma riteniamo che appunto possano avere una validità che va oltre anche lo specifico dei temi e dell'eventuale risultato, che sono appunto quelli di un'attivazione, di una partecipazione e di una mobilitazione che però deve essere diffusa e ampia e articolata. Diciamo, l'azione, l'iniziativa di Civati non ci sembra raggiungere questi obiettivi. Quello che voi fate notare è che 500.000 firme da qui al 30 settembre senza un lavoro sui territori, con persone ad esperienza, tema su tema, sarebbe incredibile, insomma, quasi velleitario. Sì, sembra più appunto un annuncio molto vicino a quello che sono gli annunci a cui siamo abituati del Premier Renzi, visto che a meno che non si abbia una macchina da guerra che non ci sembra avere Civati sui territori, risulta impossibile raccogliere 500.000 firme, per di più appunto praticamente in agosto di questo periodo. E quindi si sembra più che altro un annuncio per posizionarsi politicamente alla sinistra del governo e del PD da cui si è fuoriusciti. Però questo di fatto minando ancora di più appunto uno strumento importante come quello referendario, che già è stato diciamo spuntato dal fatto che dei referendum che hanno raggiunto un successo straordinario come quelli del 2011 sono di fatto ancora disattesi e inattuati. Qui in più c'è una crisi della rappresentanza che si approfondisce di giorno in giorno. Ecco, continuare a utilizzare lo strumento referendario come era stato fatto negli anni passati per posizionamenti politici, crediamo che possa diciamo indebolire tutte queste battaglie, e per questo crediamo che appunto Civati e la sua associazione debbano e possano fare un passo indietro.